Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente video in cui rispondo alle vostre domande sui tarocchi. So che c'erano tantissime persone che stavano aspettando questo video, io vi ho fatto attendere un pochino perché mi sembra che il periodo fine estate, inizio autunno sia il periodo migliore per pubblicare un video di questo genere, semplicemente perché in estate ho notato che sul mio canale l'attività cala parecchio. Soprattutto l'attività di chi mi segue, ho notato meno visualizzazioni, meno commenti e quindi ho pensato potesse essere più utile aspettare in modo che il video possa arrivare magari a più persone. Io ho ricevuto, devo dire, tantissime domande sia via mail, sia nella pagina Facebook, sia in direct su Instagram, sia ovviamente sotto ai video, quindi negli spazi dedicati ai commenti. E le ho un pochino raggruppate, nel senso che alcune domande erano quasi identiche e quindi le ho messe insieme. Però invece ci sono delle domande molto particolari, molto originali, molto specifiche che invece ho lasciato esattamente così com'erano. Io adesso le andrò a leggere e vi darò la mia risposta, però ho deciso di non fare nomi, quindi vi leggerò la domanda, ma non vi dirò il nome della persona che me l'ha posta. Questo perché voglio mantenere la privacy della persona che mi ha fatto la domanda. Semplicemente perché chi mi ha scritto via mail o nei messaggi comunque privati di Facebook o di Instagram, non mi ha dato il consenso esplicito a fare il nome e quindi io nel dubbio preferisco non fare il nome, tanto sono sicura che chi mi ha posto la domanda, appena io l'andrò a leggere, la riconoscerà, saprà che è stato lui a farmi questa domanda e quindi la risposta arriverà sia al diretto interessato e sia a tutte le altre persone che mi seguono. Fatte tutte queste lunghissime premesse, direi di partire subito con la prima domanda. Questa è una domanda interessante perché chiede se c'è un libro oppure un piccolo manuale che spieghi in modo semplice e facile come leggere le carte, magari con una piccola spiegazione per ogni carta, in modo che una persona, mentre sta facendo le carte o sta provando a farle, lo possa consultare. Devo dire che non è una domanda facile questa, perché libri ce ne sono tantissimi e ogni libro che riguardi i tarocchi ha la spiegazione delle carte. Però spesso è vero che sono libri vasti, nel senso che il discorso viene ampliato e va molto oltre a volte il significato delle carte, quindi andarlo a consultare velocemente non è facile. Io vi consiglio questo, Antiche Sibille e Tarocchi Moderni. Questo è un libro che viene venduto solitamente in un cofanetto, che è questo qua, della casa editrice Giunti. E insieme al libro c'è anche il mazzo di tarocchi. Sono tarocchi moderni, quindi sono disegnati in un modo un po' diverso. Però voi potete anche, diciamo, lasciare da parte il mazzo se non vi trovate bene, magari con questa tipologia, perché sono comunque disegnati in un modo che io definisco un po' più futuristico. A me piacciono in realtà, per me che li colleziono, poi sono anche molto originali. Però, se preferite comunque le figure classiche, potete ovviamente lasciar perdere il mazzo e utilizzare solo il libro. Perché vi nomino questo? Perché è un libro molto piccolo, come potete vedere, molto piccolo, molto basico e molto immediato, perché ovviamente anche questo, come tutti i libri, ha la sua introduzione, le sue spiegazioni, eccetera. Però c'è una parte dedicata ai significati, adesso se riesco a trovarla la vado a prendere, che è, eccola qui, sintetizzata al massimo. Quindi, come potete vedere, qua ci sono tutti gli arcani maggiori. Vi faccio vedere com'è fatto, vedete, è così. Ci sono gli arcani maggiori spiegati in 4 righe, 5 righe, quindi è proprio una cosa velocissima da andare a consultare. Voi mentre state facendo le carte potete andare a consultare semplicemente questo e avete i significati basici, le parole chiave, però secondo me per quanto possa essere utile, mi rendo conto a chi magari non ha dimestichezza, presenta delle controindicazioni fare così. Perché? Perché quando voi andate a consultare mentre state facendo le carte un libro,
I rischi, a mio avviso, sono due, quelli principali, diciamo. Uno è che magari in questo libro, che è molto molto sintetizzato, non ci sono tutti i significati più, diciamo, importanti della carta, ce ne sono solo alcuni, quindi voi rischiate di perdere dei pezzi. Inoltre, andare a cercare il significato mentre state facendo le carte, rischia di farvi perdere un pochino di vista la visione d'insieme. Quindi magari qui mancano dei significati che in quella stesura invece potrebbero essere importanti e quindi vi perdete un po', secondo me. Però ognuno ha il suo metodo e è assolutamente salutare, tra virgolette, che le persone cerchino il proprio metodo. Quindi è anche giusto che voi mi chiediate se ci sono dei libri che, diciamo, assolvono a questa funzione. Quindi questa domanda in realtà, secondo me, è molto interessante perché credo che esprima un po' il pensiero di moltissime persone che sono alle prime armi, moltissime persone mentre fanno le carte pensano: ma com'è possibile che non ci sia un significato che io possa andare a consultare velocemente? Quindi è una domanda veramente utilissima a mio avviso. E se proprio volete un libro, io vi consiglierei questo. Magari vi lascio giù in info box il link per andare ad acquistarlo direttamente su Amazon, oppure se non lo volete acquistare su Amazon, potete comunque vedere il link perché ci sarà il titolo preciso, insomma, tutte le indicazioni per andarlo a recuperare. Un altro metodo che può essere utile a questo scopo è semplicemente mantenere il libretto che è presente nei mazzi di tarocchi. Diciamo che quasi tutti i mazzi che voi andate ad acquistare hanno all'interno della scatola questo libretto. Questo è un libretto molto sintetico perché si va proprio per parole chiave, però è utile se lo volete consultare velocemente perché c'è il significato di tutte le carte sintetizzato, perché è scritto piccolissimo, non so se riuscite a vedere qualcosa. E ha proprio la lista di tutte le carte con i significati. Quindi, se volete una cosa veloce, voi potete semplicemente consultare il libretto contenuto all'interno dei mazzi di carte. Anche qui, secondo me, ci sono le controindicazioni di cui vi parlavo prima, perché questi libretti sono estremamente basici, estremamente sintetici e non vi consentono comunque una stesura approfondita, una stesura che comunque vada a vedere, diciamo, tutti gli aspetti anche simbolici, gli aspetti magari di quella situazione specifica, perché quando fate le carte comunque analizzate delle situazioni specifiche, non è che le facciate in generale sull'umanità, le fate su una persona che ha una determinata situazione, quindi diciamo che bisogna essere un pochino più specifici, non troppo generici. Però se voi li state studiando, state imparando e volete semplicemente allenarvi, secondo me questi libretti hanno una loro dignità. Quindi vi invito comunque a non trascurarli del tutto. Spero di aver risposto. Qualora non fosse così, nei commenti chiedetemi ulteriori delucidazioni, magari proverò a rispondere se non sono stata chiara. Vado avanti con l'altra domanda. Ci sono due domande in una, diciamo così. La prima mi chiede come mi sono appassionata. Se è successo qualcosa di particolare che mi ha portato a credere nei tarocchi o se si tratta di una tradizione. Io mi sono appassionata ai tarocchi da bambina, avevo 9 anni, forse 10, ero in vacanza in montagna con i miei genitori, mia madre ha comprato un mazzo di tarocchi di Marsiglia perché ne era incuriosita, quindi anche lei non li sapeva fare, però ha comprato questo mazzo, ha cominciato a farlo durante questa vacanza, ha cominciato a leggere il libro, a fare delle prove. E io che per la prima volta ho visto delle carte che avevano delle figure diverse dalle carte da gioco, io non le avevo mai viste quelle carte, mi sono da subito affascinata. Mi ricordo che chiedevo: ma cosa sono queste carte? A cosa servono? Mi interessavo tantissimo
allo studio che mia madre in quel momento stava facendo, quindi stavo con lei mentre faceva le prove. Poi mia madre è una persona molto aperta e quindi lei mi raccontava, mi spiegava, mi diceva un pochino a che cosa servivano, cosa usciva da queste stesure che provava a fare, quindi mi rendeva partecipe e io mi sono appassionata veramente da subito, mi sono piaciute subito le figure, mi ha affascinato da subito proprio lo scopo dei tarocchi, cioè quello di non solo ed esclusivamente prevedere il futuro, ma andare ad analizzare i simboli nascosti nelle figure per cercare di capire come determinate situazioni si potevano sviluppare. E quindi è stata una cosa veramente affascinante dal primo momento. Io poi non ho cominciato a fare i tarocchi a 9 anni, 10 anni, ero troppo piccola e tante cose neanche le capivo, quindi mi sono semplicemente limitata a giocarci un po', nel senso che magari le guardavo, le prendevo in mano, facevo delle stesure così per gioco, leggevo il libro e cercavo di capire, magari andavo a vedere proprio tutti i simboli che c'erano nelle figure perché mi affascinava. Poi ho cominciato a collezionare i mazzi di carte sia di tarocchi sia di sibille o di vari oracoli. Quindi quando ero adolescente io ho cominciato a collezionare le carte. Quindi le compravo, magari se uscivano con qualche rivista in omaggio, perché quando ero adolescente io, quindi stiamo parlando degli anni 90, tante riviste di oroscopi magari davano in omaggio dei mazzi di carte o di sibille, quindi io ne avevo prese veramente tantissime, ho cominciato a collezionarle e poi più o meno verso i 16 anni, 17, 18, insomma quell'età lì, ho cominciato a studiarli un po' più seriamente, ho cominciato a fare delle stesure, ho cominciato a leggere un sacco di libri e quindi ho cominciato poi a entrare in questo mondo anche non solo come persona curiosa, ma proprio come persona che faceva le carte. E questa è un po' la mia storia, quindi non è successa una cosa, diciamo, molto particolare, molto specifica, è stato un po' un cammino, diciamo evolutivo in un certo senso, che si è sviluppato piano piano nel tempo e che è partito comunque da quell'evento specifico che è stato l'acquisto da parte di mia madre dei tarocchi di Marsiglia. Quindi io me li sono ritrovati in casa in qualche modo e ne sono stata affascinata. Poi la seconda parte della domanda era: se dovessi convincere un'atea in materia come me, quindi la persona che mi ha fatto la domanda evidentemente non crede nelle carte, come faresti? Questa è una domanda che mi è piaciuta molto perché mi dà l'occasione di rispondere a una cosa che io ritengo importante. Io in realtà non farei nulla per convincere qualcuno a credere nei tarocchi. Perché fare i tarocchi o comunque crederci, tra virgolette, perché poi non è che si parla di crederci come possiamo parlare di credere in Dio o comunque di una fede religiosa, si tratta soltanto di magari comprendere che attraverso la lettura di determinati simboli si possono avere delle informazioni utili, delle linee guida che possono aiutare a vedere una situazione in un certo modo e quindi ad agire per modificarla quella situazione. Quindi diciamo che io non è che voglio convincere le persone che nei tarocchi ci sono dei riscontri effettivi. Quindi in realtà non farei nulla, se una persona mi dice che non ci crede, io non la devo convincere, per me non ci sono problemi se le persone non ci credono, non sono una persona che va a fare in giro opere di convincimento perché tutti credano nei tarocchi, per me le persone sono libere di crederci o di non crederci, non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Io forse mi limiterei a raccontare quella che è stata la mia storia, mi limiterei a raccontare perché ci credo io? Io ci credo perché ho visto su di me e anche su altre persone dei riscontri. Ho visto che effettivamente attraverso determinati simboli si poteva arrivare a capire determinate situazioni e quindi ad agire in un certo senso. Si poteva capire come mai determinate situazioni accadono e altre non accadono. Tenete presente che io faccio i tarocchi in un modo un po' diverso dal modo classico. Io non risponderei a domande del tipo: voglio sapere se il mio ex, che non sento da 9 mesi, mi richiama.
Non rispondo a queste domande perché queste domande qui, secondo me, sono troppo chiuse, non dicono nulla. Io risponderei a una domanda diversa, che cosa posso fare per riallacciare i rapporti? Allora quella è una domanda diversa, perché quella domanda mette il consultante, che è la persona che chiede di farsi fare le carte, in una posizione attiva, quindi non è una persona che sta seduta sul divano ad aspettare che squilli il telefono. Cerchiamo anche di essere realisti, perché queste cose poi non accadono così. Se noi vogliamo che una cosa accada, dobbiamo farla accadere in un certo senso. Quindi, cosa posso fare per riallacciare i rapporti con il mio ex, anziché aspettare così dal nulla che lui mi venga a cercare? E quindi vediamo cosa esce dai tarocchi, vediamo se la situazione si evolve in un certo modo, vediamo magari anche attraverso certi simboli di capire lui in che posizione sentimentale si trova, vediamo se una telefonata potrebbe essere magari d'aiuto o meno. Adesso questo è un esempio, quindi mi rendo conto che è un po' difficile spiegarlo così, però io questo per dire che io faccio le carte in un modo leggermente diverso. Quindi in realtà mi limiterei a raccontare questo, direi io quando ho fatto le carte su di me o quando in passato, perché adesso io non lo faccio più sugli altri, però quando in passato le facevo anche agli altri, mi rendevo conto che attraverso un dialogo simbolico venivano fuori delle cose utili e interessanti che molto spesso hanno aiutato la persona a modificare determinate situazioni. E hanno aiutato la persona a far sì che quelle cose poi accadessero nel modo in cui quella persona voleva che accadessero. Io spero di essermi spiegata, però questa è un po' la mia risposta a questa domanda che ho comunque trovato veramente molto originale. Devo dire che senza togliere niente a nessuno, ma è quella che mi è piaciuta di più. Vado avanti con la prossima. Prossima domanda, sarebbe possibile fare un video sulle associazioni di carte più comuni? Qui ho già risposto in realtà nel commento, non è possibile fare un video di questo genere perché non esistono delle associazioni di carte che siano più comuni di altre. Ogni stesura è a sé, ci sono milioni di associazioni possibili, di combinazioni possibili, di stesure possibili e quindi fare un video del genere è proprio impossibile. Proprio a livello pratico, perché andrebbero considerate veramente troppe variabili. Quindi un video di questo genere è veramente troppo, troppo vasto, quindi non è possibile, almeno non per me. Poi mi chiedono qual è il metodo più sicuro per conoscere la situazione sentimentale propria o di un'altra persona? Il metodo più sicuro, se così si può dire, in realtà è studiare bene le carte, studiare bene i significati e cercare di allenare il più possibile l'intuizione. Se la domanda era riferita ad una stesura, cioè mi si chiede se esiste una stesura più sicura di un'altra per conoscere la situazione sentimentale, in realtà sì e no, nel senso che ognuno sceglie la stesura con la quale si trova meglio. Adesso io non mi dilungo per parlare troppo di tutte le tipologie di stesura perché altrimenti ci stiamo veramente una vita. Vi invito però ad andare a vedere i video che fanno parte del corso completo I Tarocchi di Marsiglia che riguardano le stesure, quindi gli ultimi video che ho fatto riguardano le stesure, quindi lì magari potete avere delle risposte un pochino più precise, però in realtà non esiste una stesura che sia più sicura di un'altra. Diciamo che il metodo più affidabile, perché la parola sicuro, mi sa un po' di scienza esatta e non stiamo parlando di matematica. Diciamo che il metodo più affidabile è il metodo con il quale voi vi trovate bene, quindi non c'è una risposta da manuale. Se voi vi trovate bene con quella tipologia di stesura, sarà sicuramente più affidabile che fare una stesura con la quale voi non vi trovate, ma magari la state utilizzando perché avete letto su un libro che quella lì va utilizzata per le questioni d'amore. In realtà, no, perché magari c'è una stesura che è più indicata, però voi vi dovete trovare bene, vi dovete sentire a vostro agio con la stesura che fate, quindi quella sarà più affidabile di qualsiasi altra.
La prossima domanda è abbastanza articolata e complessa. La persona mi chiede: non riesco a capire perché nei testi e nei video, quando si parla della ruota della fortuna, si usano sempre definizioni criptiche, soprattutto in chiusura di stesura. All'inizio si parla di un ciclo che si apre, a metà si parla di blocco e alla fine. Qui molti parlano di una conclusione piena. È un successo in chiusura di stesura? È una fine, una conclusione di un rapporto? Questa era una domanda che in realtà mi è arrivata via mail ed era molto più lunga e molto più articolata. Io ho cercato di riassumerla un pochino. Diciamo che è difficile rispondere a questa domanda perché la ruota della fortuna, proprio per la tipologia di carta che è, lascia effettivamente una porta aperta, anche quando si trova alla fine e alcuni libri parlano di conclusione piena, dove conclusione piena significa che il vecchio ciclo si conclude, quindi viene concluso pienamente e inizia magari un altro nuovo ciclo, perché anche alla fine di una stesura ci può essere l'inizio di un nuovo ciclo, semplicemente perché la fine. La chiusura, diciamo, di quella stesura indica che il ciclo vecchio si è concluso e ne sta iniziando uno nuovo. Quindi, in quel caso, se magari si vogliono avere delle informazioni più dettagliate, più precise, quello che io consiglio è di non fermarsi ad una sola stesura. Quindi l'unico modo per avere delle risposte un pochino più precise quando ci troviamo la ruota della fortuna alla fine di una stesura è fare un'altra stesura con una domanda diversa, ovviamente. Se io mi trovo la ruota della fortuna alla fine, magari era la domanda, non so, sull'amore, quindi voglio sapere come andrà la mia relazione sentimentale e mi ritrovo questa carta alla fine e magari. Tutto mi fa pensare che quella carta significhi conclusione piena, ossia ci sarà la conclusione del vecchio ciclo, quindi di una vecchia tipologia e modalità di rapporto, inizierà un nuovo ciclo, quindi un nuovo rapporto. Ma in che senso un nuovo rapporto? Un rapporto con un'altra persona oppure un nuovo rapporto con la stessa persona? Perché io credo che sia molto complesso perché vanno analizzate tutte le possibilità. Quando si parla di conclusione di un rapporto, non è necessariamente vero che significa che quelle due persone si lasceranno. A volte potrebbe significare che hanno una modalità di rapporto che finirà, ma nella modalità loro magari continueranno a stare insieme, ma inizieranno ad avere una tipologia di rapporto di coppia diversa da quella di prima, perché magari hanno fatto un percorso insieme e hanno modificato determinate cose, quindi un nuovo modo di stare insieme, ma magari con la stessa persona. E questo può essere quello che vuole dire a volte la carta della ruota della fortuna. È difficile dare una risposta generale perché ogni stesura è a sé, quindi è veramente complesso. Però il mio consiglio per capirci qualcosa di più quando ce la troviamo alla fine è fare un'altra stesura facendo la domanda come se fosse un po' una coda della prima domanda. Quindi, che cosa significa? Nuovo ciclo, in quale modo ci sarà un nuovo ciclo? Che cosa accadrà? Quindi rimescolate le carte, rifate la stesura partendo dalla fine, quindi dalla domanda finale. Voglio sapere cosa vuol dire questa ruota della fortuna. Oppure, se non volete fare un'altra stesura, potete aggiungere a quella stesura un'altra carta, quindi semplicemente estraete un'altra carta e questo vi darà l'indicazione in base alla carta che esce di che cosa significa questa conclusione piena, questo ciclo che si conclude, in che senso, perché è ovvio che se vi esce il mondo vuol dire che sarà una conclusione positiva, vuol dire che ci sarà qualcosa di positivo, una piena realizzazione dei desideri, una piena armonia sentimentale, poi dipende dalla domanda che è stata fatta. Però
Se esce una carta invece un pochino più negativa, è ovvio che allora magari vuole dire tutta un'altra cosa. Io mi rendo conto che rispondere a questa domanda è complicato, perché non è complicata la carta, è complicato generalizzare. Quindi bisognerebbe veramente vedere tutte le singole stesure che hanno avuto la ruota della fortuna alla fine per cercare di capire che cosa poteva significare. Però vi dico subito che io non ho il tempo materiale per rispondere via mail a una cosa del genere, quindi non mi mandate tutte le stesure che avevano la ruota della fortuna, non mi mandate le carte, perché alcune persone mi hanno mandato la fotografia delle loro stesure chiedendomi di analizzarle. Io lo farei se avessi il tempo, ma io non ho il tempo per fare una cosa del genere, quindi vi posso dare delle indicazioni, vi posso aiutare facendo i video. Posso cercare anche di darvi delle risposte veloci via mail, ma purtroppo non ho il tempo per analizzare con voi tutte queste cose. Mi piacerebbe tantissimo avere il tempo, perché per me è una passione studiare i tarocchi, ma purtroppo se lo facessi con tutti veramente dovrei farne una professione alla fine, perché mi richiederebbe veramente un sacco di tempo che io non ho. Perché per fortuna ho il mio lavoro e quindi insomma quello è il mio lavoro e i tarocchi e insomma i video di YouTube restano comunque un hobby. Ho fatto questa piccola parentesi perché non vorrei vedermi la casella mail riempita di domande sulle vostre stesure perché davvero non ne avrei il tempo. Vado avanti sperando di aver un pochino chiarito le idee. Alla persona appunto che mi ha chiesto questa cosa sulla ruota della fortuna. La prossima domanda va molto sulla simbologia, perché mi chiede questa persona: le gambe di imperatore, appeso, mondo, re di denari sembra che formino un 4. Ha un significato? Dunque, prima di tutto è meglio che io vi faccia vedere un attimo le carte, perché magari non tutti ce l'hanno proprio in mente a memoria. Quindi, partendo da imperatore, voi guardate le gambe dell'imperatore formano, diciamo, un 4 in un certo senso, perché sono intrecciate in questo modo. Poi l'appeso è qua e anche lui incrocia le gambe. Poi abbiamo il mondo, eccolo qua, il mondo incrocia le gambe e il re di denari ha le gambe anche lui nella stessa posizione. Però in realtà non lasciatevi ingannare, perché anche se la posizione delle gambe è simile, ci sono milioni di differenze in queste carte. Innanzitutto partiamo dall'imperatore. L'imperatore ha le gambe così, sembrano formare un 4 e combinazione. Il significato di questo 4 va anche ripreso nel numero della carta, perché l'imperatore è la carta numero 4. Dunque, questo forma un 4 e combinazione è il numero 4, quindi in questo caso va a significare una stabilità, perché il numero 4 a livello simbolico significa stabilità. Le gambe dell'imperatore messe in questo modo, in un certo senso, rappresentano ancora una stabilità, perché comunque è messo in questa posizione. Sembra che in qualche modo si appoggi, ma sembra anche pronto a partire, quindi ha quella stabilità e quell'equilibrio mentale che gli consentono di essere pronto per partire. Se vogliamo paragonarla un momento all'appeso, possiamo vedere enormi differenze. È vero che le gambe dell'appeso sono incrociate, ma ci sono differenze. Intanto nella posizione proprio di tutta la carta, perché voi vedete che l'appeso è appeso letteralmente a testa in giù per una caviglia, quindi come fa a essere pronto a muoversi e a partire? È impossibile. E poi la differenza sostanziale, soffermandosi sulle gambe, sta nella posizione della gamba. Voi vedete che l'imperatore la incrocia sul davanti, l'appeso la incrocia dietro. Questo perché gli consente di stare immobile, gli consente di stare fermo. Perché se voi siete appesi, incrociate una gamba sul davanti, dondolate, se invece la incrociate dietro, riuscite a stare immobili o comunque un pochino più immobili. Perché la caratteristica di questa carta è proprio l'immobilità, l'appeso è fermo, indeciso, non sceglie, sta lì, è lì, stagnante.
Poi ovviamente anche qua dipende da tutte le altre carte, ma tanto per darvi un significato veloce. Poi qui notiamo anche che il mondo ha le gambe incrociate, anche questa volta dietro, ma questa volta non significa immobilità, significa movimento, perché è vero che la gamba è incrociata dietro, ma è vero che questa carta, proprio per come è nel suo insieme, rappresenta un movimento perché sembra che questa figura femminile stia danzando, quindi sia in movimento. Poi ci sono anche altre simbologie in questa carta che rappresentano proprio un equilibrio di energie, una realizzazione positiva, però siccome la domanda è sulle gambe, io mi soffermo sulle gambe, dico in questo caso l'aiutano a danzare, l'aiutano a muoversi, l'aiutano a sentirsi in equilibrio e in armonia. E l'ultima carta che ha le gambe incrociate è il Re di Denari. Eccolo qua, anche lui ha le gambe, scusate, messe in un modo simile a quello dell'imperatore, anche se ci sono comunque delle differenze. Inoltre, questa carta, se notate, lo sguardo sta guardando da un'altra parte, quindi sta guardando dalla parte opposta rispetto alla sua posizione. Quindi questo ha tutto dei significati che ovviamente vanno molto oltre la posizione delle sue gambe e vi inviterei ad andare a vedere i video specifici delle singole carte. Ci sono sul mio canale, trovate tutto, quindi per non dilungarmi troppo adesso vi posso dire che sì, le gambe, scusate, sono messe in modo simile, ma hanno significati diversi. Quindi magari andate a vedere i video per approfondire. Io adesso vi ho dato una spiegazione molto molto generale, ma tanto per farvi capire che a volte non è detto che le posizioni simili nelle carte significhino cose simili, a volte hanno significati molto diversi. Poi, prossima domanda. Io preferisco leggere le carte solo al dritto. Come si fa a capire quando il significato è negativo? Leggendo questa domanda mi viene il sospetto, tra virgolette sospetto, che la persona che mi ha chiesto questa cosa sia convinta che le carte rovesciate abbiano un significato negativo, perché mi chiede se io le leggo al dritto, come faccio a sapere se il significato è negativo? Come se per avere il significato negativo io debba avere necessariamente la carta rovesciata. Allora, sulle carte rovesciate io ho fatto un video specifico perché ci sarebbe da dire tantissimo sulle carte rovesciate e ci vorrebbe veramente un video a parte e infatti c'è un video a parte sul mio canale, quindi te lo lascio nelle schede, mi riferisco a te che mi hai fatto la domanda, te lo lascio nelle schede, vai a vedere quel video perché ti si chiariranno tante cose. Posso dirti qua in questo video per rispondere alla domanda che il significato negativo si vede e come quando c'è anche dalle carte dritte, semplicemente perché le carte rovesciate non necessariamente danno significato negativo, perché i significati negativi non si capiscono dalla posizione dritta rovesciata, ma dal contesto, dalla stesura, dai simboli, dal significato di quella carta, dalle carte che ci sono prima, dalle carte che ci sono dopo. Quindi, insomma, quando una carta è negativa si capisce tranquillamente. Prossima domanda. I re degli arcani minori hanno tutti un cappello con la corona, cappello tagliato dalla corona, nel senso che la corona sta al centro del cappello, quindi non è che sia tagliato, è che è posizionato al centro. Tranne i re di denari. Perché? Che significato ha? Semplicemente perché il re di denari, rispetto agli altri re, è un uomo più semplice, che riesce a gestire comunque le situazioni materiali, riesce anche a gestirle bene in maniera efficace, ma non ha delle aspirazioni di conquista che siano particolarmente elevate. Quindi rispetto agli altri re, è più semplice, si accontenta di cose più semplici e quindi questo è il motivo per cui nella simbologia non è stata disegnata la corona. Prossima domanda: per quanto tempo al massimo si può prevedere con i tarocchi? Quindi la domanda riguarda il tempo, della stesura, nel senso che se io chiedo, voglio sapere come andrà la mia relazione sentimentale e dalla stesura viene fuori che saranno tutte scintille, rose e fiori, tutto bene,
Per quanto tempo però? Cioè, io intendiamo per tutta la vita, intendiamo per una settimana, per 6 mesi o per quanto tempo? Io credo che voglia dire questo. Le carte hanno un tempo limitato, non possiamo vedere tutta la nostra vita. Possiamo vedere da qualche mese a massimo un anno. Questo secondo i vari studi, secondo le varie tipologie di pensiero, perché comunque ci sono davvero tante scuole di pensiero diverse. Per come la vedo io, per il mio metodo e per quello che penso io, al massimo, massimo un anno, però a volte anche meno. Diciamo che volendo dare una media, possiamo dire 6 mesi, 7 mesi, massimo 8 mesi. Quindi, se io dico il rapporto va bene per i prossimi 6 mesi, 7 mesi, un anno, poi non si sa, poi bisogna rivedere, semmai si fa un'altra stesura e si vede. Questo perché è molto semplice, perché le situazioni nella vita cambiano, nella vita succedono delle cose, le persone cambiano, cambiano i rapporti, quindi quello che è vero oggi non è detto che sia vero fra 2, 3, 4 anni. Quindi un rapporto può andare bene per i prossimi 3 mesi, 4 mesi, anche un anno, però poi magari accadono delle cose che cambiano la situazione. Questo è il motivo per cui le carte non possono vedere in avanti per chissà quanto. Non sarebbe comunque affidabile e quindi mi viene da pensare, meno male che non vedono tutta la vita, perché allora significherebbe che la nostra vita è statica, che non accade mai nulla che può cambiare le cose. Quindi insomma, questo è anche un aspetto, diciamo, positivo delle carte. Ultima domanda, molto interessante. Mi piace la cartomanzia da quando ero bambino. Ho sempre fatto le carte per parenti e amici. Poi ho smesso per un lungo periodo. Ma ora vorrei ricominciare e vorrei farlo diventare anche un lavoro. Mi puoi dare un consiglio? Allora, un consiglio per ricominciare, se comunque tu hai fatto le carte a parenti ed amici, le conosci già, direi che basta allenarsi un pochino, basta riprenderle in mano, ricominciare, magari leggersi qualcosa. Se vuoi, ho fatto un corso sui tarocchi di Marsiglia che è completo sul canale, un corso base ovviamente, però ci sono informazioni abbastanza complete, quindi quello può far riprendere un pochino il ritmo e quello è l'aspetto, diciamo, più legato a come fare a riprendere gli studi sui tarocchi. La seconda parte della domanda riguarda vorrei farne una professione, come faccio? Premetto che io non ho mai fatto delle carte una professione, quindi io non sono una professionista, io non sono una cartomante, io sono una persona che le studia per passione, quindi non è che vi posso dare dei consigli che siano così affidabili e così attendibili, non essendo un campo nel quale io comunque mi sono trovata. Quello che posso consigliare è di informarsi molto bene per tutti quelli che sono gli aspetti fiscali, perché ricordatevi che il cartomante in Italia è una professione legale, quindi ci vuole una partita IVA in pratica, ci vuole un codice che vi permetterà di aprire la vostra partita IVA. Questo perché? Perché se voi volete farlo nella legalità, quando fate le carte e ricevete denaro, dovete fare una fattura, una ricevuta. E questo va dichiarato. Se voi svolgete una professione, dovete dichiararla, dovete fare le cose a regola d'arte, diciamo così. Quindi, nel momento in cui ricevete denaro, queste sono le regole dell'Italia. Insomma, non l'ho deciso io, l'hanno deciso altre persone che stanno molto più in alto di me e così funzionano le cose. Ovviamente se è una professione continuativa, se voi fate le carte una volta all'anno e vi fate pagare una volta all'anno, farete magari una ricevuta per prestazione occasionale, quindi in quel caso non ci vuole la partita IVA. Però io vi consiglio per questi aspetti di chiedere a un commercialista che ne sa molto più di me, perché io non sono una commercialista, anzi sono molto lontana dall'esserlo perché per me i numeri sono una cosa fuori dalla mia portata. Se volete svolgere questa professione dovete tenere a mente tre cose secondo me. Una è che nel momento in cui voi chiedete dei soldi ad un'altra persona dovete essere competenti.
Competenti non significa che dovete dire tutto giusto e non potete sbagliare, significa che dovete essere competenti, cioè significa che voi dovete aver studiato quella materia, dovete esservi allenati bene, dovete sapere quello che state dicendo e quello che state facendo. Poi sbagliare è umano, non esiste nessun professionista al mondo che non abbia mai sbagliato, quindi lo sbaglio è ammesso. Quello che non è ammesso è fare le cose senza averne le competenze. Quindi tenete presente che se volete fare questo lavoro dovete comunque studiare parecchio, allenarvi parecchio e avere in mente quello che state facendo e quello che state dicendo. La seconda cosa che si collega comunque molto bene alla prima è che nel momento in cui voi lo fate, soprattutto se lo fate facendovi pagare, quindi come professione, dovete considerare che avete in mano a volte i sentimenti e le emozioni degli altri, perché quando una persona vi chiede un consulto di carte, vi sta mettendo comunque a disposizione un aspetto delicato ed emotivo magari della sua vita. Perché magari sta soffrendo per qualche ragione, ha un problema sentimentale, ha un problema economico, ha un problema di lavoro, non è che tutti si fanno fare le carte solo per curiosità, ci sono persone che magari stanno anche male e lo chiedono perché stanno male. E quindi voi questo dovete tenerlo presente, dovete sempre considerare che quando si ha a che fare con altre persone si deve essere piuttosto delicati. Anche su questo argomento io ho fatto dei video specifici, quindi vi invito ad andare a vedere quelli nel mio canale, comunque li trovate. Andate a vedere il corso I Tarocchi di Marsiglia, dove prima di parlare delle stesure, io vi parlo, ho fatto un video specifico in cui vi parlo di questo aspetto. E poi anche nella playlist La stanza dei tarocchi credo che ci sia qualcosa. Comunque, insomma, quando si ha a che fare con gli altri, bisogna sempre tenere presente che ci sono in gioco dei sentimenti, quindi quello che voi dite avrà un effetto sulla persona che avete davanti. Quindi ditelo sempre nel modo giusto, con la giusta delicatezza, non dite delle cose a caso, non improvvisatevi mai, quindi insomma queste sono cose importantissime. E la terza cosa nella quale io non ho troppa esperienza, ma che comunque vi posso dire quasi con certezza, se volete farne una professione, dovete essere capaci a farvi trovare, cioè dovete fare in modo che i clienti arrivino da voi e quindi ci vuole della pubblicità, dovete essere in grado di farvi un po' di pubblicità, di fare un po' di marketing, perché se davvero volete che diventi una professione, voi dovete fare in modo che ci siano tante persone che vengono da voi, altrimenti sarà una professione che non vi farà guadagnare nulla. Se voi volete guadagnare, dovete avere un bel po' di clienti che vi chiamino, che si fidino di voi, quindi dovete essere anche capaci poi di comunque mantenere questi clienti, ma soprattutto dovete essere in grado di farli arrivare da voi. Quindi qualche strategia di marketing, qualche forma di pubblicità. Io non mi fiderei troppo del passaparola tra amici e parenti perché quello secondo me porta poco lontano. Ci vuole proprio una pubblicità più strutturata, una campagna magari da fare su Facebook. Facebook ammette la pubblicità per la cartomanzia, perché comunque è assolutamente legale, quindi non c'è nessun problema, ammette questo genere di pubblicità, ovviamente sempre seguendo le regole di Facebook, però è un tipo di pubblicità che costa un pochino meno rispetto ad altre forme pubblicitarie, potete anche investire 1 o 2 euro al giorno e quindi cercare magari di attirare un pochino di persone. Questo è solo un consiglio, ma tenete presente che siccome io non sono una professionista cartomante, non so bene come funzionino poi le cose neanche a livello di marketing, però vi posso dare questo consiglio perché comunque studiando da tanti anni queste cose e avendo avuto anche a che fare con persone, magari anche semplicemente su Facebook, che mi facevano delle domande, non tanto le domande nella stesura, ma mi chiedevano come muoversi, come fare, ho raccolto anche un pochino di informazioni. E quindi queste, sono le mie risposte. Spero in qualche modo di esservi stata utile. Credo che sia venuto fuori un video
eternamente lungo, però le domande comunque erano, non erano tantissime, ma erano molto articolate, quindi insomma ci ho messo il tempo necessario per cercare di essere chiara e il più dettagliata possibile. Spero di avervi aiutato. Se volete sapere delle cose in più, commentate il video, vedrò di fare del mio meglio per rispondere. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.